Allora, andiamo bene, perché qua questo non è un problema, però se andate verso Udine provate a fare di ridimensione. Ridimensione. In realtà lo dico conoscendo un po' diverso. Più o meno quello. Oh, in realtà c'è un problema, questo è un po' un riflesso. Il problema che c'è nella lingua italiana, faccio un piccolo excursus. La lingua italiana non sistema molto bene le consonanti intorno alla S. Allora, la S ha una doppia pronuncia sibilante e più sonora. Sparo, la S è sibilante. Rosa, la S sonora, un po'. La stessa cosa vale per la Z. La Z ha una pronuncia diversa a seconda dei casi. Per esempio, la pronuncia corretta, questo è un problema da queste parti, la pronuncia corretta in italiano è zucchero, non zucchero. Voi probabilmente dite zucchero pensando sia corretto, la pronuncia corretta è zucchero. Questo è un retaggio del dialetto al contrario, perché molti, siccome in dialetto napoletano, o da queste parti parlano pseudo napoletano, insomma, dice o zucchero, allora uno pensa che in italiano debba essere corretta automaticamente l'altra versione, invece no. Come vedete c'è una doppia pronuncia della Z. Questa doppia pronuncia è evidente in un caso, c'è una parola che con la doppia Z che ha due significati, ha la stessa scrittura, ma è chiaro che se io parlo della razza, il pesce, ovviamente non sto parlando della razza umana. Quindi come vedete la doppia Z ancora più evidente qua, perché viene calcato, perché c'è la doppia, un caso è Z, un altro caso è Z. È chiaro? Quindi prima di diciamo, se andate in Friuli e sentite uno che dice dimensione, prima di sfotterlo, insomma, pensate a zucchero. In realtà ogni linguaggio, ogni lingua ha i suoi problemi. Tra l'altro qua, attenzione, c'è un problema grosso da queste parti, Sparo non è sparo. Siamo capiti? Quella è proprio un'altra consonante, è sh, non è s. Ok, allora, teorema della dimensione. Abbiamo uno spazio sul corpo, sul campo K, di dimensione finita. Oh, ma se dobbiamo dimostrare, introdurre il concetto di dimensione, come facciamo a dire che è di dimensione finita? Se vi ricordate, io la definizione l'ho data mercoledì. Qual era uno spazio di dimensione finita? Quant'è che uno spazio per 3A si dice dimensione finita? Allora, io le cose non le dico per perdere tempo. Se voglio perdere tempo faccio un'altra attività. Se vi ricordate, uno spazio si diceva di dimensione finita quando possedeva un numero finito di generatori. Quindi lo riesco a generare con 27 vettori. Allora è dimensione finita, non solo. Vedremo che questa dimensione sarà minore o uguale di 26. Perché minore o uguale di 26? Perché abbiamo appena visto che
se ho un sistema di generatori, questi possono essere linearmente di P. Allora che faccio? Ne scarto un po' e alla fine diventano linearmente di P indipendenti. Qual è il problema di questa procedura? Allora, avevo 27 generatori, ne scarto un po' in un certo modo, rimango con 15 generatori linearmente indipendenti, una base di 15 vettori. Però c'era un unico modo di procedere a scartare? Vi ricordate? Nella prima nelle relazioni lineari che avevamo scritto, dovevamo scartare per forza V1 e V4? No, potevamo scartare eventualmente altri vettori al posto di questo. Allora, qual è il problema sottostante? Ne avevo 5, ho scartato V1 e V4, sono rimasto con V2, V3 e V5 ed erano linearmente indipendenti. Se procedevo diversamente, qual è il problema? Allora, ho scartato V1 e V4, sono, diciamo così, atterrato su V2, V3 e V5 che è una base. Se ne scartavo altri, ottenevo un'altra base. Chiaro? Ora, quello che io voglio sapere qual è? Che cos'è? Che le basi sono uguali? No, non sono uguali, perché se scarto altri vettori me ne rimarranno altri. Per esempio, se scartavo V3 non ce l'avevo più. Cosa invece voglio sapere? Che le due basi, secondo voi, avranno qualche cosa in comune? Cosa? Io ne avevo V1, V2, V3, V4 e V5 nelle 6. Avevo scartato V1 e V4 e è rimasto V2, V3 e V5. Oh, voglio sapere che alla fine il numero di vettori della base su cui atterro è sempre lo stesso. Ne scarto sempre 2. Ne devo scartare sempre 2 e me ne devo rimanere sempre 3 nelle 6. Se stavamo parlando partendo da M, ne avevamo scartati un po' e arrivavamo a K, facendo in un altro modo doveva arrivare sempre a K. Quindi, diciamo, siano V1, VK e W1, WH due basi di V. Cosa significa base? Parte libera e sistema di generatori contemporaneamente. Come l'abbiamo potuto produrre sino ad ora le basi? Solo partendo da un sistema di generatori e scartando. Ma se questa è dimensione finita, sappiamo che un sistema di generatori c'è e quindi almeno una base c'è, poi ce ne saranno, potranno essere anche più. Cosa devo dimostrare? Prendo due basi, comunque queste siano state prodotte, cosa devo dimostrare? Cioè? Qual è la tesi? Oh, in formula che devo scrivere? K uguale K. Quindi, diciamo, alla fine di questo teorema avrò dimostrato che tutte le basi hanno la stessa lunghezza. E quindi quel numero, cioè la lunghezza diciamo, di una qualunque base, come lo chiamerò? Dimensione. Quindi uno spazio di dimensione 3 avrà tutte le basi di lunghezza 3, uno spazio di dimensione 7 avrà tutte le basi di lunghezza 7, uno spazio di dimensione 11 avrà tutte le basi di lunghezza 1. È inutile che dirò, diciamo, sarà conseguenza, cioè, di questo teorema. Spazio di dimensione 3 vuol dire che c'è una base lunghezza 3. Allora, se un'altra base è a lunghezza 7, diciamo a lunghezza K, K deve essere uguale a 3, quindi anche quella a lunghezza 3. Quindi lo spazio di dimensione 3 avrà tutte le basi lunghezza 3. E così. Allora, dimostrazione. Ora, questo teorema qui, come si dimostra?
lettera è, diciamo, supponiamo H maggiore di K, e facciamo dire che è un assurdo. Ovviamente posso procedere pure al contrario, cioè qua giocherà la simmetria, siccome il ragionamento che farò lo posso fare completamente in maniera simmetrica. Prima dimostro che H non può essere maggiore di K, allo stesso modo si può dimostrare che K non può essere maggiore di H, l'unica possibilità che rimane è che K vola. Allora, cosa voglio far vedere? Come si articola il teorema? Il teorema si articola in questo modo. Io, se H è maggiore di K, so che questi vettori sono di più di questi. Ok? Allora, io farò vedere che a una alla volta tutti questi vettori qua, diciamo, ciascuno di questi vettori qua può essere sostituito da uno di questi. E in ogni sostituzione quella rimane una base. Fate conto che questi siano 5 e che questi siano 3. Allora io posso far vedere, per esempio, che posso sostituire W3 con V e rimane una base. Poi posso sostituire W2 con W2 e rimane una base. Poi posso sostituire W5 con W5 e rimane una base. Scusate, questi erano V1, V2 e V3. Quindi W3 con V3 e rimane una base. Poi W2 con V1 e rimane una base. Poi W5 con V2 e rimane una base. Qual è il problema? Dopo che ho sostituito tutti e tre i vettori, qua i vettori erano 5. Quindi qua dentro ci avrò V1, V2, V3 e poi ce ne avrò altri due. E questo sarà un assurdo, perché V1, V2, V3 erano già una base, quindi erano già un sistema di generatore. Quindi V1, V2, V3 per esempio sono rimasti W2 e W4, non può essere una base, perché non possono essere contemporaneamente. Sono un sistema di generatori, sì, ma non possono essere linearmente indipendenti. Vedi, perché anche W2 e W4 li possono fare che insomma, è più facile a farsi che all'inizio. Allora, cominciamo a... io so che W1, allora so che spandi V1 QK, io so che V è uguale a span di V1. Quindi W1 appartiene a V. Quindi che vuol dire? Che si può generare con V1 più K. Quindi W1 sarà uguale a lambda 1 più lambda K. Adesso, per semplicità, supponiamo lambda 1 diverso da 0. Allora, perché? Allora, io so che uno di questi coefficienti deve essere diverso da 0, perché se fossero tutti uguali a 0, là non mi verrebbe uno più, mi verrebbe il vettore nullo. Il vettore nullo non può venire, perché questa è una base e tutti i vettori di una base sono realmente dipendenti. Il vettore nullo già da solo è dipendente. Chiaro? Ora, quindi, non è detto che sia questo coefficiente diverso a 0, potrebbe essere uno in mezzo che è diverso a 0. Però potrebbe essere, per esempio, V3 meno V5 meno più V7. Però, io cosa posso fare?
se era il coefficiente di Q3 che era diverso da 0, scambiamo di nome Q3 Q1, e quindi a quel punto, cioè scambiamo di nome Q3 Q1 in questa base, e a quel punto il coefficiente diverso da 0 non era più il coefficiente di Q3 ma era il coefficiente di Q. Quindi a meno di fare il rinominare i vettori della base V, posso supporre che sia lambda 1 diverso da 0. Questo solo per procedere in ordine, solo per non impicciarci con gli indici. Quindi io cosa scopro? Voglio far vedere che al posto di W1 ci posso mettere V. Al posto di V1 ci posso mettere W1, procedo esattamente a questo. Quindi andiamo da questa relazione, io cosa trovo? Trovo che V1 uguale meno 1 su lambda 1 e moltiplica meno W1 più lambda 1 più lambda 2 V2 lambda k. Cioè ho portato W di qua è diventato meno W1, poi lambda 1 V1 di là è diventato meno lambda 1 V1 e poi diviso per lambda 1. Questo ragionamento cosa mostra? Mostra che V1 appartiene allo span di W1, W2. Che quindi contiene lo span di W1, W1, W2, Q, che era tutto. Cioè, per fare V1 mi servono V2, VK e poi ci metto anche W1. Allora, quando vado a generare, se al posto di V1 ci metto W1, genero V1. Quindi, se lo aggiungo qua dentro, lo span rimane uguale. Contiene uguale. L'altra conclusione è fatta. Ma questo, se ci togliamo W1, già era V, quindi se ci metto W1, a maggior ragione è V. Quindi ottengo tutto V. Allora lo ripeto perché prima, in serie di dimostrazioni del teorema, non sono stato preciso. Io cosa ho fatto? Ho fatto un primo passaggio, ho dimostrato che sto supponendo per assurdo che H sia maggiore di K. Ho dimostrato che se questa era una base, quindi in particolare era un sistema di generatori, adesso tolgo W1, ci metto uno di questi che l'ho messo al primo posto, quindi ci metto V1 e rimane un sistema di generatori. Okay. Andiamo avanti. Supponiamo per induzione di essere, diciamo, di aver
continuando, il procedimento fino a un certo indice i, anzi chiamiamolo un certo indice j. Che significa? Supponiamo che avevamo lo span di allora era tutto v, che era lo span di W1 W2 WH. Poi il procedimento ci diceva che se mettevo V1 al posto di W1 non cambiava niente. Allora, supponiamo che siamo andati avanti e abbiamo sostituito i primi vettori. Ah, scusate, i primi J erano qui. Allora, W1 con V1, W2 con V2, W3 con V3 e così via. In realtà, ripeto, non è proprio così. W1 lo devo sostituire con uno dei V, che poi rinominando lo chiamo V1, W2 lo devo sostituire con uno degli altri, che lo chiamerò V2, eccetera eccetera. Quindi tutto è vero a meno di una ridenominazione degli indici della base V. Allora, facciamo vedere che se l'indice... Allora, perché lo posso fare questo? Passaggio, ho fatto vedere che lo potevo fare e poi suppongo che di poterlo fare per induzione, di poterlo fare fino a un certo punto. Se l'indice è minore di k, adesso faccio vedere che posso continuare. Quindi alla fine, quando finirò? L'unico caso in cui posso finire è quando sarò arrivato a k, perché ne ho sostituito uno, posso sostituire il secondo, posso sostituire il terzo. Se adesso faccio vedere che se arrivo a un certo indice J posso arrivare all'indice J più 1, per induzione posso continuare fino a quando? Fino a quando non ho finito questi vettori qua. Ok? Benissimo. Scusate. Devo supporre qua che H sia minore di K. Quindi, per non cambiare tutta la dimostrazione, devo supporre che H sia minore di K. Quindi, stavolta quando finisco? Siccome H è minore di K, finirò ad H. Chiaro? Ok. Intanto facciamo vedere che possiamo andare avanti. Allora, prendiamo W J più 1. W J più 1 io lo posso scrivere come e in ogni caso è a partire da e quindi W J più 1 lo posso scrivere come V con 1 più V con 2 più V con K. Allora, una cosa che non ho detto
è che questi vettori ogni volta non erano solo un sistema di generatori, ma che rimanevano una base. Per quale motivo? Una cosa che non ho dimostrato, quindi devo tornare, purtroppo devo tornare un attimo indietro, perché infatti sto dimenticando. Allora, torniamo un attimo indietro. Io ho sostituito V con 1 con il contrario. Ho ho sostituito perché qua ho sbagliato a copiare. Allora, abbiate pazienza, torniamo un attimo indietro. Facciamo prima così. Allora, quindi io ho dimostrato che V era uguale allo span di V1 V2 VK, era uguale allo span di W1 V2 VK. Allora, questo è stato l'errore che ha generato. Vedete? Qui avevo sostituito V1 con W1 e lo span rimaneva qua. Quindi questo è quello che poi mi ha portato a sbagliare. Ok. Quindi io ho sostituito non W1 con V1, ma il contrario, come avevo detto all'inizio. V1 con W1 e lo span rimane qua. Un'altra cosa che posso verificare è che questo rimane un sistema di generatore, una base. Cioè, supponiamo che lambda, supponiamo che sia un sistema di generatori, sta scritto qua, che sia una base, si dimostra per assurdo. Supponiamo che W1, V2, VK siano linearmente dipendenti. Allora esistono gli coefficienti alfa 1, alfa 2, alfa k, non tutti nulli, la linea alfa 1 W1 più alfa 2 V2 più alfa K. Allora io dico, tuttavia, alfa 1 fosse diverso da 0, allora W1 apparterebbe allo span di V2 VK. Per quale motivo? Se alfa 1 è diverso da 0, porto dall'altra parte, divido per alfa 1 e quindi quindi
che era lo span di V1, V2, V3. Sarebbe uguale allo span di W1, W2, W3. Sarebbe uguale allo span. E questo è assurdo. Il simbolo di assurdo lo faccio così. È una convenzione di studenti. Si usa da decenni. Quindi alfa 1 è uguale a 0. Io dico quindi alfa 2 uguale alfa 3 uguale alfa k uguale a 0. Lo ripeto perché purtroppo mi sono impicciato, allora mi tocca ripetere. Allora abbiamo detto, abbiamo due basi. Supponiamo che h sia più grande di k. Allora io, siccome questa è una base, scrivo W1 come combinazione lineare di V1, W2, W3. Però per semplicità, suppongo lambda 1 sia diverso da 0, allora cosa posso fare? Posso invertire, posso scrivere V1 come combinazione lineare, al posto di V1 ci metto W1, gli altri li lascio stare da W1. Che vuol dire? Che V1 appartiene allo spazio generato da questi qui e che quindi lo spazio generato da questi qui era tutto, rimane tutto. Cioè posso, cioè, sostituire V1 con W1 e non perdo, diciamo, genero sempre la stessa cosa. Siccome generavo tutto V, dopo aver sostituito V1 con W1 genera ancora tutto V. Adesso qua ho fatto due errori una volta sola. Primo errore, ho sbagliato a copiare. Secondo errore, mi sono dimenticato di verificare che questa fosse ancora una base. Cioè, come non ho perso nulla, cioè ancora un sistema di generatori, deve essere ancora una base. Perché deve essere ancora una base? Siccome sono un sistema di generatori, per verificare che sia una base, mi basta dimostrare che sono linearmente indipendenti. Allora io cosa faccio? Suppongo per assurdo che siano dipendenti. Se faccio vedere che ne deriva un assurdo, cioè che la cosa non sta in piedi, devono essere per forza linearmente indipendenti. Allora, scrivo che suppongo che siano linearmente dipendenti, scrivo la loro combinazione lineare e la pongo qua al vettore. Adesso vado a guardare i coefficienti. Il primo coefficiente può essere diverso da 0? No, perché altrimenti io W1 lo generavo con gli altri, perché il primo, diciamo, lo generavo in funzione degli altri. E allora se lo generavo in funzione degli altri lo potevo togliere e quindi potevo generare V semplicemente risparmiando il vettore V1, e questo non è possibile. Per quale motivo? Perché V1, V2, Vk era una base e, diciamo, non posso, in questo caso, se questa qui fosse ancora un sistema di generatori, anche V1 potrei generarlo con questo, e questo è impossibile perché V1, V2, Vk erano linearmente indipendenti. Quindi il primo coefficiente deve fare 0, ma se il primo coefficiente fa 0, qua cosa sono rimasto? Con una combinazione lineare di chi? Di V2, V3, Vk, ma V2, V3, Vk era un sottoinsieme di V1, V2, Vk che erano linearmente indipendenti. Allora, a maggior ragione, un sottoinsieme di vettori linearmente indipendenti è fatto da vettori linearmente indipendenti. Quindi anche tutti gli altri coefficienti sono 0. Ma allora, se tutti i vettori sono, se tutti i coefficienti sono 0, i vettori, sto contraddicendo, questi coefficienti erano tutti, quindi i vettori non possono essere linearmente dipendenti, quindi devono essere per forza linearmente indipendenti. Quindi l'effetto netto di tutto ciò è stato che io ho potuto sostituire V1 con W1 e non ci ho perso niente. Lo spazio generato rimane lo stesso e sono sempre una base. Adesso suppongo fatemi cancellare questa lavagna, perché purtroppo se uno scrive in maniera grande, in modo grande, si vede meglio, ma la lavagna dura di meno. Allora, dicevo,
supponiamo, adesso possiamo rifare quel ragionamento che stavamo facendo prima, cioè supponiamo di essere arrivati fino a un certo punto. Supponiamo di essere, di continuare col precedente, di essere arrivati fino a J minore di K. Quindi la situazione è questa qui. Io avevo lo span di 1 K, era qua lo span di W1 W2 K uguale a tutti i puntini, lo span di W1 WH V H più 1 K. Ok? Quindi li ho sostituiti a 1 a 1, V1 con W1, V2 con W2, V3 con W3. Naturalmente non è proprio così, perché i V con I ogni volta erano stati ridenominati, cioè quindi io prendo W1, lo sostituisco a chi non lo so, però diciamo faccio in modo che quello che sto sostituendo l'ho chiamato V1, poi V2 lo sostituisco a qualcosa che ho, diciamo, cambiando gli indici era V2, eccetera eccetera. Sono arrivato fino a qua. A ogni passaggio ho mantenuto il fatto che lo span rimane lo stesso e i vettori rimangono sempre una base. Adesso questi sono un sistema di generatori. Adesso andiamo a prendere WH più 1 sarà uguale a V con 1 W1 più V con 2 W2 più V con H W più V con H più 1 doppio V H più 1 più V K W. Ok, adesso dico che almeno un coefficiente tra muh più 1, muh più 2, muk è diverso da 0. Ok? Dico che almeno uno di questi coefficienti qua è diverso da 0. Infatti, se così non fosse, avrei doppio H più 1 uguale mu 1 doppio 1 più mu H. Oh, i coefficienti non sono tutti nulli, quindi qualcuno di questi dovrebbe essere, beh, in ogni caso c'è il coefficiente 1 qui. Allora, è possibile questo? Perché no? Perché i W erano una base. Questa è una relazione lineare, che qua le V non ci stanno, ci stanno solo i W. Questa è una relazione di dipendenza lineare tra gli elementi della base di V, che avevamo espresso con la lettera W. Va bene? Quindi questa cosa è assurda. Da dove è nato l'assurdo? Dall'aver ipotizzato che tutti questi coefficienti fossero nulli. Quindi, adesso per semplicità cosa suppongo? Per semplicità suppongo
quale coefficiente se uno di questi è diverso da 0? Quale suppongo diverso da 0? Secondo voi quale ipotizzo sia diverso da 0? Nel caso di W1 ipotizzavo che era diverso da 0 mu con 1 che era il coefficiente il lambda 1 che era il coefficiente di mu con 1. In questo caso qua quale suppongo che sia diverso da 0? Il primo che c'è mu h più 1. Quindi cosa ottengo? Ottengo che v con h più 1 viene meno 1 fratto v con h più 1 per 1 più 1 più 1 h più 1 anzi meno w h più 1 più 1 h più 2 cosa ho fatto? Come prima ho scambiato di posizione VH più 1 e VWH più 1, come all'inizio ho scambiato di posizione V1 e VW. Quindi da questa relazione cosa segue? Da questa relazione segue cancelliamo qui allora da questa relazione segue ma fatemi cancellare il pen se non volete almeno quando veniva generato prima, quindi generano sempre più. Quindi abbiamo fatto un passo in più. Adesso dobbiamo ancora provare che non lo proviamo che la va, in effetti l'ho dimostrato prima ma non ci siete. Continuiamo per ipotesi induttiva a cosa arriverò? A un certo punto arriverò che questo è uguale allo span di W1 W continuando uguale. Io ho dimostrato che se J era minore di scusate, se perché scusate
un ulteriore errore conviene scrivere così, e conviene scrivere che la base iniziale era, dovete fare questa correzione, le basi iniziali erano 1 UJ, poi era doppio 1 doppio 1 era, arrivava W H, mi pare, no? Quindi supponiamo di essere arrivati a J meno di K, cioè questo l'ho chiamato J e poi l'ho chiamato H dopo. Io arrivato a un certo punto, dovete fare questo, se no dovete fare più correzioni all'inizio, nelle ipotesi del teorema dovete scrivere 1 più J. Allora io partivo da queste basi qua, e poi anche l'ipotesi era che H fosse maggiore non di K, perché non c'era K, c'era G. Adesso supponiamo, allora qua supponiamo di essere arrivati, scusate, questo dovete, questo lo lasciate K e questo dovete chiamare G. Quindi supponiamo che J fosse maggiore di K, e qua si arriva di alto, così è corretto. Allora, lo ripeto, c'erano due basi iniziali, questa era Q1 QK, questa era W1 WG, e state supponendo che J sia maggiore di K. Allora, prima abbiamo fatto vedere che V1 si può sostituire con W1. Poi suppongo di essere arrivato in queste sostituzioni fino a un certo punto. Purtroppo qua ci ho messo H, e quindi questo punto lo devo chiamare H. Allora, se lo chiamo H non posso chiamarlo, diciamo, quello che si chiamava H non lo posso più chiamare H, quindi devo correggere l'ipotesi, poi ci devo mettere G. Dovete fare questa sola correzione qua. Tutto il resto che sta scritto è tutto giusto. Allora, quindi io ho sostituito Q1 con W1, poi sono arrivato a sostituire QH con WA. Ho finito? No, perché? Quando scrivo doppio H più 1 lo posso scrivere come combinazione lineare di questi, perché sono un sistema di generatori, e nel momento in cui questi sono un sistema di generatori non tutti questi coefficienti sono nulli, cioè i coefficienti della seconda parte, quella che ha i vettori di coda V, non possono essere tutti nulli, perché se fossero tutti nulli io mi ritroverei con una relazione lineare, una combinazione lineare tra i soli vettori di tipo W, e quindi avrei che i vettori della base di, o almeno una parte dei vettori della base di W erano linearmente dipendenti, cosa che non era possibile. Allora suppongo che il premio dei coefficienti sia diverso da 0. Allora, se il premio dei coefficienti è diverso da 0, io nella relazione lineare che ho scritto prima, la combinazione lineare che ho scritto prima, scambio W H più 1 e V con H più 1. Cosa ottengo? Ottengo che sostituendone ancora un altro, vedete, qui arrivavo fino ad H, qui arrivo fino ad H più 1, rimane un sistema di generatori. Prima avevo dimostrato che rimaneva anche una base, ma era in effetti quello era in giro. Vado avanti, perché posso andare avanti per il ragionamento che ho fatto, fino a che non l'ho sostituito. A questo punto che cosa ho ottenuto? Guardate, le basi iniziali le ho scritte qua,
J era più grande di K. Ho ottenuto se andare a confrontare con l'inizio che potevo risparmiare sulla base W. Cioè, se questi erano 7, mettiamo che K era 5, lo stesso spazio, che era sempre tutto lo spazio grande, lo generavo con K vettori invece di G. E quindi che succede? Che questo è assurdo, perché per ipotesi questa è una base. Allora, sulle basi, le basi sono fatte da vettori realmente indipendenti e non posso risparmiare vettori. Se questi fossero un sistema di generatori, questi, allora gli ultimi, quelli che hanno l'indice maggiore di K, si potrebbero generare con gli altri, allora troverei una relazione di dipendenza lineare tra i vettori W, cosa che è assurda. Chiaro? Allora, purtroppo mi sono impicciato con gli indici. Allora, siccome a catena il primo errore ha generato gli altri, adesso vi facciamo un esempio numerico. Quindi abbiate pazienza, prima di fare pausa facciamo un esempio, magari un po' invece di farlo vedere lo facciamo vedere tu, così un po' più. Allora, facciamo un esempio in R2. Allora, in R2 prendiamo questi due vettori qui, in genere si indica con questa lettera e indica i vettori della base canonica. Quindi questa qui è una base. Perché è una base? È facilissimo da vedere. È un sistema di generatori. Se prendo un vettore V alfa1, alfa2, questo lo posso sempre scrivere alfa1 e 1, alfa2 e 2. Quindi sono un sistema di generatori. Poi supponiamo che lambda e 1 più mu e 2 faccia il vettore nullo. Allora questo è il vettore, è il vettore lambda mu. Questo è vero se e solo se lambda uguale a mu uguale a 0, che è esattamente la definizione di lineare indipendenza. Quindi cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che questi due vettori qua sono un sistema di generatori di R2 e ho dimostrato che sono indipendenti, quindi sono una base di R2. Adesso prendiamo altri tre vettori, per esempio W1 uguale 1, 2, W2 uguale 2 meno 1, W3 uguale 3. Allora, l'idea è: questi tre vettori possono essere una base di R2? No, perché c'è già una base di R2 che è lunga 2. Allora, quello che abbiamo fatto prima teoricamente dice: supponiamo per assurdo, allora, innanzitutto lo span di W1, W2 e W3 fa tutto R2, questo ve lo dico io, se non lo dico, se non ci credete fate un esercizio, lo potete verificare.
supponiamo per assurdo, però il problema qual è? Che questi sono 3. Allora abbiamo esattamente la situazione di prima, cioè abbiamo una base più corta e una che potrebbe essere una base però è più lunga. Allora io dico che quella più lunga non è una base. Supponiamo per assurdo che W1, W2, W3 sia una base di R2. Questo è esattamente quello che abbiamo fatto prima, soltanto che invece di farlo con 2 e 3 in R2 l'abbiamo fatto con H e K, con H e J, mi sono sbagliato. Allora, come procede il ragionamento? W1 è E con 1 più 2 E con 2. Quindi E con 1 è uguale a meno W1 più E con 2. Ok? Quindi questo cosa ci dice? Che io posso sostituire E con 1 con W1. Quindi R2 è lo span di W1 di E con 2. A questo punto andiamo a vedere W2 era 2 e con 1 meno e con 2. È vero o no? 2 meno 1. Usate e con 1, andate a sostituire questa relazione qua, quindi mi viene 2 per meno W1 più e con 2, quindi mi viene poi meno e con 2 che ci rimane fuori. Va bene. In genere si mette, quindi abbiamo meno 2 più W1 a più E con 2. Meno sì. Sì, vediamo un po'. Ho sbagliato, W1 meno 2 con 2, quindi qua 2 per W1 meno 2 con 2, quindi qua mi viene 2 W1 meno 3. Adesso andiamo a controllare, sì, stavolta è giusto. E che cosa ho scoperto? Ho scoperto che W2 è una combinazione di anni. W1, vabbè, già ce l'avevo messo dall'altra parte, ma E con 2 è che questo coefficiente è diverso da 0. Cioè adesso posso scrivere 3 E con 2 uguale 2 W1 meno W2. Quindi posso scrivere E con 2 uguale 2 terzi W1 meno W2 terzi. Vediamo un po' più. Vediamo un po' se funziona, sì, adesso funziona.
Ok. Questo cosa mi dice? Queste ultime due relazioni mi dicono, vedete, questa relazione c'ha W2 e di qua c'è W1 ed è con 2. Questa c'è con 2 e di là ci sta W1 e W2. Che cosa ho fatto? Ho scambiato di posto e con 2 W2. Quindi questo mi dice che qua posso continuare a fare che lo spento di W1. Ma allora che vuol dire? Che W1 e W2 già generavano tutte le due. Poi lasciamo stare, poi dimostriamo che questi sono anche realmente dipendenti, ma comunque W1 e W2 già generavano E con 1 ed E con 2 e quindi tutte le due. Quindi W3 non può essere indipendente da questo, perché W3 è un vettore qualunque, è un vettore di R2, questi generano tutti i vettori di R2 e quindi lo posso generare con questi. Se volete esattamente fare il conto lo facciamo, lo finiamo qua. Allora, W3 era 3 con 1 più 2 e con 2. Ok. Sostituiamo ad E con 1, quindi viene 3 per W1 meno 2 con 2 più 2 E con 2 uguale 3 W1 meno 4 E con 2 uguale, uguale. Adesso E con 2 è 2 quinti W1 meno W2 quinti, quindi qua mi viene 3 W1 meno 4 che moltiplica 2 quinti W1 meno W2 quinti, quindi 3 meno 8 quinti fa 7 quinti W1, 3 più 4 quinti fa 19 quinti. Se non ho sbagliato di quinti, adesso andiamo a controllare, facciamo già, sicuramente non mi trovo, perché qua era, vediamo un po', perché W e con 1 era W1 meno 2 con 2, quindi 3 W1 meno 4 E con 2, poi E con 2 E con 2 era 4 3 per 5 15 meno 8 fa 7. Ah sì, scusate, qua è più 4. Ho sbagliato il secondo tempo. Allora vediamo un po'. Questo moltiplicato per 7, questo per 4 e fate la somma. 7 per 1 7 più 8 fa 15, divide per 5 viene 3. 7 per 2 14. Meno 4 fa 10, diviso 5 fa 6. Ok. Allora, cosa, ripeto il tutto, prima, adesso lo faccio al contrario, che purtroppo è come quando si rompe la maglia, no? Se si rompe la maglia riannodare dare i fili, in qualche modo. Allora, partiamo dal caso concreto. Dal caso concreto cosa abbiamo fatto? Siamo partiti da una base, la più semplice, la base canonica di R2. Poi abbiamo preso tre vettori. Questi tre vettori in realtà a 2 sono indipendenti. Sono indipendenti, si vede subito, basta, per vedere che due vettori sono indipendenti basta vedere che sono diversi da 0 e non sono proporzionali, cioè uno non è multiplo dell'altro. Questi non sono, quindi W1 e W2 sono indipendenti. Invece W3 non sarà, non può essere indipendente da questi due.
perché una base non può avere lunghezza 3. Se ci aggiungo un terzo vettore deve dipendere per forza dai primi due. Allora, come l'abbiamo fatto? Allora, W1 si potrà generare con E con 1 e con 2? Sì, sta qua. Allora vuol dire che uno di questi, per esempio E con 1, si può generare W1 ed E con 2. Allora, se io sostituisco a W1 ad E con 1, va bene uguale, ottengo quello che ottenevo prima, cioè sempre tutto R2. Poi continuo. W2 si potrà generare con E con 1 e con 2, sostituendo si potrà generare con W1 ed E con 2. Ma non si può generare solo con W1, perché? Perché altrimenti W1 era proporzionale a W1 e per ipotesi W2 e W1 erano indipendenti. I primi due erano indipendenti. A questo punto che vuol dire? Vuol dire che qua posso scambiare e posso generare E con 2 con W1 e W2. Quindi ho come prima avevo sostituito W1 ad E con 1, adesso ho sostituito W2 ad E con 2. Quindi posso generare quello che facevo con E con 1 ed E con 2, cioè tutte le due, lo posso fare anche con W1 e W2. E l'ho verificato in pratica, perché ho preso per esempio W3, l'ho scritto come combinazione lineare di E con 1 ed E con 2, poi qua ci ho sostituito l'espressione che mi toglieva E con 1, quindi con W1, e poi qua ci ho sostituito l'espressione che mi toglieva anche E con 2, quindi rimangono W1 e W2. Sono andato a vedere, effettivamente funziona. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che siccome R2 già aveva la base canonica che era lunga 2, non può avere una base lunga 3. I primi due possono essere lineamente indipendenti, il terzo, quando ce lo metti, il terzo, il quarto, il quinto, saranno automaticamente dipendenti da quelli di prima. Oppure, se supponi che sia una base, quando arrivi che sostituisci i primi due, ti trovi con una base più corta estratta da quella di prima, dove hai scartato le cose, e questo è un assurdo. Cioè, se noi supponevamo che W1, W2 e W3 fossero lineamente indipendenti, ottenevamo che in realtà W1 e W2 erano già una base, e questo era un assurdo. Questo è esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto in generale, soltanto che in generale bisogna partire da una base. Noi non lo sappiamo, sappiamo solo che siamo in uno spazio di dimensione finita. Allora, la base V aveva K elementi, la base W ne aveva J e non H come ho scritto all'inizio, di più. Allora, una alla volta, a V1 ci sostituisco W1, a V2 ci sostituisco W2, a V3 ci sostituisco W3 e così via. Quando sono arrivato a K, la base era diventata, ma come, era di J elementi, adesso è diventata di K elementi, ma J era maggiore di K, questo è un assurdo. L'assurdo quindi è nato dal fatto di aver supposto che J fosse maggiore di K. La dimostrazione stava nel fatto che a ogni passaggio facevo vedere che potevo sostituire W con l'indice successivo, diciamo, che mi trovavo a 1. In realtà non, qua non sono sicuro che, come sono al 99% dei casi, se scegliete dei coefficienti così a caso le cose non dovete mai cambiare niente, però qua quando avete fatto questa cosa qui, se in questa combinazione lineare non c'era E con 1, io potevo scambiare, ma potevo portare da questa parte non E con 1 ma E con 2. Quindi non è detto che quando vado a sostituire W1 devo per forza sostituire E con 1, potrei sostituirlo a un altro, a E con 2, però uno alla volta li sostituisco tutti. Nel caso iniziale i vettori, invece di avere un ordine naturale come con 1, con 2, con K, non ha senso cambiarli e cambiare il nome. Però nel caso della dimostrazione del teorema si chiamavano V1, V2, VK, quindi là non, diciamo, a me che differenza faceva se chiamavo V con 1 1 piuttosto che un altro. Quindi per semplicità io suppongo che ogni volta il coefficiente del primo termine, diciamo, del V con l'indice più basso, che è stata la parte destra, sia diverso da 0. Quindi scambio V con H con WH, WH più 1 con WH più 1 e così via. Una volta li scambio tutti, non mi serviva dimostrare che rimaneva una base, perché è automatico, mi serviva dimostrare soltanto che a ogni passaggio mantenevo la proprietà che era un sistema di generatore. Quando arrivo alla fine, all'inizio avevo
che Q, W1, W2, WG erano una base di Q. Alla fine arrivo che W1, W2, WK, che è più corta, è un sistema di generatore di Q, che erano indipendenti, sono meno di quelli di prima, quindi erano indipendenti, quindi sono una base di Q, più corta di quella di prima. Non è possibile. Non è possibile perché da una base io non posso scartare nulla, essendo i vettori realmente indipendenti non posso scartare. E quindi l'assurdo dimostra il teorema, cioè ho due basi, la seconda non può avere lunghezza superiore alla prima e quindi per simmetria non può avere neanche lunghezza inferiore, se no le scambio di posto e ottengo l'assurdo lo stesso. Mi dispiace che sia allungata la dimostrazione, devo chiedere uno sforzo supplementare. Adesso facciamo 5 minuti di pausa.